poche settimane alla fine del 2011. Qual è ad oggi l'andamento dell'economia nella provincia di Pisa e quanto si fa sentire la crisi nel settore dell'artigianato? Ma l'andamento dell'economia è sicuramente preoccupante, in modo particolare nell'artigianato. Gli ultimi dati che abbiamo avuto dal nostro osservatorio Trend parlano di una ulteriore flessione nel primo semestre del 2011 rispetto al secondo semestre del 2010, e quindi tutte le previsioni che abbiamo sentito, OCSE, questa mattina anche Confcommercio, di un paese che si avvicina ad una fase recessiva, ci sembrano assolutamente confermate. Si registra un calo delle retribuzioni ma anche degli investimenti nel nostro territorio? Assolutamente sì, il dato delle retribuzioni dà il segnale dell'impatto occupazionale che sta producendo la crisi, e il dato degli investimenti dà invece un dato ancora più preoccupante, che è quello di una mancanza di fiducia da parte degli imprenditori, di una ripartenza di una fase ciclica invece positiva. In questo quadro di crisi, come giudica il pacchetto di provvedimenti che il governo ha messo in campo negli ultimi giorni? Ma sicuramente ci sono alcune cose che abbiamo apprezzato. Devo dire che dal punto di vista dell'equità della manovra ci sono un po' di alcune osservazioni da fare. In questo caso equità poteva essere anche una chiave importante di sviluppo, perché in questo momento c'è sicuramente bisogno di dare una spinta molto più forte all'economia. Per farlo servono risorse e forse un pochino più di coraggio, per quanto riguarda l'adozione di un provvedimento patrimoniale sarebbe stato opportuno. Per rilanciare lo sviluppo del nostro paese, qual è la ricetta della CNA? Ma sicuramente ci sono degli aspetti strategici, che sono quelli del credito, perché in questo momento le aziende stanno morendo di mancanza di credito. C'è un aspetto relativo all'accelerazione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, che sta diventando essa stessa un problema per le aziende che poi invece lavorano e hanno reddito e fatturato. C'è un problema di innovazione, quindi di dare il via a tutti quei provvedimenti, la banda larga, i distretti tecnologici che possono mettere in moto dei meccanismi di innovazione. Credo che rispetto alle cose contenute nella manovra, che in parte sono comunque positive, ci si possa fare molto di più. Qual è il suo giudizio rispetto ai provvedimenti contenuti all'interno della manovra economica e quali gli effetti sugli enti locali? Dunque, il giudizio è problematico, perché ci sono dei provvedimenti indubbiamente positivi che aprono degli spazi di riforma ancora più profonda. Noi l'avremmo voluta più profonda già oggi. Penso a tutto il tema dell'evasione fiscale, che è il grande tema da affrontare da qui in avanti. Penso anche a provvedimenti di semplificazione delle amministrazioni e di premiali per gli investimenti, che sono positivi. Complessivamente non possiamo essere contenti, perché sui comuni in particolare c'è un altro 1,5 miliardi di tagli che si somma a quelli che c'erano già stati. Non c'è una vera compartecipazione, tranne mettere nuove tasse alla reintroduzione della tassa sulla prima casa. Quindi questo è un limite, perché c'è un motivato dall'emergenza, ma c'è un forte centralismo in questo provvedimento, quindi l'essenziale viene preso per coprire le esigenze dello Stato. A fronte di questo non ci sono provvedimenti abbastanza severi di contenimento della spesa centrale. Certamente si vede che c'è un'intenzione, si vede che c'è un taglio nuovo rispetto alla fase catastrofica dei governi Berlusconi, che avevano gonfiato a dismisura la spesa centrale, però c'è sempre questa disparità. Io dico che serve equità anche nel rapporto fra centro e territori, e da questo punto di vista ancora non ci siamo. Quindi io mi auguro che in Parlamento ci sia lo spazio per fare dei miglioramenti incisivi. Se questo non ci sarà, perché il Parlamento poi ha anche la maggioranza che sappiamo, o comunque la composizione che sappiamo, noi dobbiamo continuare una battaglia
chiedere che ogni provvedimento sia inquadrato in una strategia complessiva, chiedere un tavolo permanente con il governo, non avere paura anche di aprire una conflittualità, perché credo che insomma, no, ormai abbiamo superato ogni limite riguardo al rapporto tra governanti e cittadini, anche laddove i governanti sono più legittimati, come per i comuni, ecco. Ma anche per le province io credo che una riforma vada fatta. Noi abbiamo dato una disponibilità per una riforma anche radicale, ma bisogna stare attenti a non fare passaggi che complicano le cose, diciamo, e fanno buttare via anche insieme a cose che andrebbero razionalizzate o addirittura superate, politiche positive. Lei propone dei correttivi. Qual è, dal punto di vista degli enti locali, una delle questioni imprescindibili da poter portare sul tavolo col governo Monti? Beh, una vera riforma del patto di stabilità, cioè la possibilità di poter spendere le risorse che ci sono con un'applicazione intelligente del patto, e poi direi la politica per le città, perché ci sono degli spunti interessanti per riaccendere politiche di crescita, ma non mi sembra che ci siano spunti sufficienti che riguardano le politiche per le città, che poi sono le politiche per una riconversione energetica, ecologica delle città, per la mobilità sostenibile, a favore delle applicazioni della rivoluzione digitale. Ecco, tutto ciò che crea nuove economie a relazione con la città, oppure una incentivazione al riuso e all'intervento sui recuperi, no? Si parla tanto ormai e giustamente di evitare ulteriore consumo di suolo, eccetera, però se ci fosse dato un segnale positivo, questo potrebbe, in una situazione di crisi pesante, anche indurre qualche elemento positivo. Io saluto positivamente il fatto che sul risparmio energetico si sia tenuto, in mezzo a tanti tagli, no, anche una misura positiva, però c'è molto di più da fare, ecco. Quindi io spero che siano messi in cantiere altri provvedimenti, anche perché c'è un'economia attenta su questo versante. Il governo Monti ha presentato la manovra economica che prevede una pesante riorganizzazione delle province. Che giudizio dà di questo provvedimento? Ma su questo aspetto siamo stati colti di sorpresa, e credo che anche il modo solo parzialmente corretto di abolire le province con decreto è un modo inaccettabile. Devo dire che, ecco, questo provoca una violazione anche di principi democratici. Organismi eletti a suffragio universale dal popolo non possono essere cancellati prima della loro naturale scadenza. Questo è un aspetto, diciamo, di profilo costituzionale. La sostanza è invece che le province diventano altro, non tanto organi di secondo livello, cioè espressione dei comuni, ma soprattutto cambiano la loro natura, perché non sono più enti che svolgono funzioni amministrative, ma diventano enti con funzioni di indirizzo politico e di coordinamento. Ecco, io esprimo su questo una forte perplessità, perché questo significa cambiare notevolmente anche l'impianto costituzionale, perché questo vuol dire che la regione si riapproprierà di molte funzioni amministrative e gestionali, cosa che secondo me non va nella direzione giusta, e l'altra parte delle funzioni sarà, come dire, devoluta ai comuni. Ecco, ne viene fuori un modello per cui la provincia diventa un elemento molto debole. Di fatto, se non c'è l'abolizione formale, perché non c'è una legge costituzionale, di fatto c'è uno svuotamento sostanziale che equivale quasi ad un'abolizione. Quindi noi abbiamo chiesto anche, come Unione delle Province, che ci possa essere nella fase di discussione parlamentare e poi soprattutto in una fase successiva, laddove il Parlamento dovrà definire la decadenza degli organi in essere, che ci possa essere anche un ripensamento su questo impianto,
che non mi sembra l'impianto giusto per dare più efficienza alla pubblica amministrazione e per dare ai cittadini e alle imprese la certezza degli enti a cui devono rivolgersi in relazione a servizi o attività. Più nel complesso, questa manovra ha un taglio di equità al di là del taglio dei costi della politica? Che giudizio dà del provvedimento nel suo complesso? Beh, anche sui costi della politica credo che sia stata un'operazione molto parziale, perché si è toccato le province e non si sono toccati gli altri livelli di governo, a partire dal Parlamento, a partire dalle regioni, a partire anche del livello di governo più diffuso che è quello dei comuni. Non si sono aboliti enti inutili, non si parla di abolizione di quegli enti che non servono poi al corretto funzionamento. Quindi anche qui c'è stata un'equità relativa. Per il resto devo dire che è inevitabile che in questa fase il Paese debba assumere una medicina molto dura, molto amara. Qualunque governo avrebbe dovuto fare queste cose. Il governo Monti ci propone una manovra che probabilmente necessita ancora di alcuni aggiustamenti, perché credo che ad esempio non si vanno ad intaccare più di tanto quelle ricchezze e quei patrimoni che al Paese fino ad oggi hanno dato poco o hanno dato meno di altre categorie. Si dice che il 10% delle famiglie italiane detiene il 45% della ricchezza del Paese. Ecco, mi sembra che questa ricchezza, questo 45% di ricchezza complessiva non faccia uno sforzo adeguato in questa fase di crisi. Quindi credo che lo spazio e l'esigenza di un riequilibrio debba essere fatto, anche la stessa tassazione dei capitali scudati nel momento in cui si decide di intervenire. Non può essere l'1,5 la misura adeguata a colpire anche questi patrimoni, questi capitali che rientrano dall'estero. Quindi uno sforzo, un impegno per un riequilibrio con una maggiore attenzione verso le fasce sociali più deboli credo che possa e debba essere fatto in Parlamento. La manovra, ripeto, il Paese però non può tergiversare su questo, quindi credo che il senso di responsabilità delle forze politiche che oggi sostengono questa maggioranza richiede che si approvi la manovra con i correttivi che diceva nel minor tempo possibile.